Erano ben sopra il centinaio le persone in cerca di lavoro arrivate nella piazza centrale di Boffalora sopra Ticino. Il motivo? I colloqui di Vetropack, l'azienda leader nella produzione di imballaggi in vetro che entro un anno si trasferirà da Trezzano sul Naviglio al Magentino, per il quale rappresenta sempre di più il simbolo di una possibile ripartenza. Qui a Boffalora avevamo una grande area che è stata per tantissimo tempo un'area dismessa. Come amministrazione abbiamo deciso di mantenere quell'area produttiva proprio perché tra i nostri obiettivi c'era quello di puntare sul lavoro. È arrivata Vetropack. Vetropack sta costruendo il nuovo stabilimento che diventerà lo stabilimento più importante del gruppo Vetropack e quindi noi di questo ne siamo anche orgogliosi e ne siamo contenti. Come ho detto in più occasioni, l'arrivo di Vetropack a Boffalora, come un po' tutto il Magentino e tutto il nostro territorio, sta portando e sono sicura continuerà nel tempo a portare un ventaglio di opportunità, sia in termini di indotto economico che in termini di occupazione lavorativa e quindi di questo come amministrazione ne siamo contenti. I primi colloqui di Vetropack miravano infatti ad assumere sia personale con dell'esperienza, ma anche coloro che abbiano solo gran voglia di fare e imparare un mestiere. Noi abbiamo più o meno, ma la statistica c'è anche un po' dopo, nel gruppo un 4.000 dipendenti, quindi un gruppo di una certa rilevanza, basato in Europa, con vari stabilimenti, ne abbiamo 9 in Europa, di cui ultimo arrivato l'anno scorso in Moldova. Noi già siamo in Italia, a Trezzano sul Naviglio, quindi sempre nella zona di Milano e onestamente lì stavamo molto bene con un piccolo problema che la dimensione del sito era molto piccola rispetto a quello che serve. Molto piccola, ma comunque parliamo quasi di 100.000 metri quadri dove eravamo, quindi capite, una vetreria anche ha bisogno di spazio, molto magazzino oltre al lato produttivo. Ci spostiamo a Boffalora, abbiamo trovato un sito, un brownfield, quindi questo vuol dire come il sindaco ha descritto un sito che era un sito industriale e quindi si è anche avuto l'opportunità di poter contribuire a pulire un po' l'aria, ok? E il terreno, anzi direi più che l'aria. E quindi ci trasferiremo qui. Quindi la logica è nel giro di prossimo anno noi chiuderemo il sito di Trezzano e ci spostiamo qui dove troveremo un sito con tutto nuovo, sia all'esterno che all'interno, macchinari, eccetera, tutto nuovo di zecca. Non ci portiamo quasi nulla dietro, eccetto un elemento chiave che sono le persone. Produciamo, così vi dà anche un'idea, 5 miliardi di oggetti ogni anno a livello di gruppo, 5 miliardi. Noi a Trezzano produrremo un 400 e passa tonnellate al giorno. Quindi capite che i volumi di una vetreria sono veramente molto importanti. Il mercato italiano è gigantesco, il mercato del vetro è ancora il food and beverage, quindi il mangiare e il bere, è ancora uno dei mercati che l'Italia a livello mondiale è un leader e ovviamente i contenitori fanno parte di questo ciclo.